Notizie in controluce presenta Luci della Ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli, in collaborazione con marcobonardelli.wordpress.com. Dopo una pausa di 2 mesi, Luci della Ribalta ritorna in rete e sbarca su Notizie in Controluce, con un'intervista a uno dei più amati attori doppiatori italiani. Storica voce di Peter Griffin, ma anche di tanti altri personaggi e di attori importanti come Daniel Day-Lewis, Gérard Jugnot e William H. Macy. Laureato in giurisprudenza e proveniente dal teatro, grazie a Carlo Baccarini, il nostro intervistato entra nel mondo del doppiaggio, ambiente in cui viene battezzato dal grande Oreste Lionello. Lionello lo vuole infatti su Anton Lesser, protagonista dello sceneggiato della BBC, Troilo e Cressida. Attualmente nelle sale cinematografiche la sua voce la possiamo sentire sullo sboccato orsacchiotto Ted, esordio al cinema proprio dell'autore dei Griffin, Seth MacFarlane. Stiamo parlando di Mino Caprio. Allora, dal 4 ottobre è in sala il film Ted, scritto e diretto da Seth MacFarlane, lo stesso autore dei Griffin, che è un'altra serie che tu doppi. In questo film sei la voce di questo sacchiotto sicuramente un po' particolare, ecco, parlaci un po' di questo personaggio. Guarda, questo sacchiotto si rifà un pochino alle caratteristiche, alle peculiarità di Peter Griffin. Noi sappiamo la personalità di Peter Griffin che è irriguardosa, irriverente, trasgressiva, spesso vilipendiosa, e diciamo che è ancora un po' più sboccacciato, se mi si consente il termine, questo orsetto, che quindi va al di là delle righe delimitate da Peter Griffin. Pertanto è un film divertente innanzitutto, con tutte le caratteristiche dello stile di Seth MacFarlane. Mi sono divertito molto a farlo, devo dire che lui in questo caso lo ha doppiato con la sua voce al naturale, senza caratterizzare come fa per Peter, per Stewie, per Brian. Io d'altronde, quando doppio Peter Griffin, adotto un tipo di voce particolare, vado un pochino più sul profondo e soprattutto cerco di essere fedele a lui con la fisionomica che rappresenta Peter Griffin. Lui è un grassoccio e quindi adotto ad uso di delfini il tipo di vocalità. Questa volta è un pochino più vicino alle mie corde, però è un tipo di doppiaggio, un tipo di recitazione più buttata, ecco, come diciamo noi in gergo, più libera, più aperta. Ecco, tu come sei stato scelto per doppiare questo personaggio? E io sono stato scelto in seconda battuta, se volete proprio saperlo, e scopro caro Marco un retroscena. Quando è arrivato il trailer, che come tutti sanno i trailer sono le presentazioni dei film che vengono irradiate sugli schermi o in TV o su internet molto prima dell'uscita del film, ebbene è arrivato questo personaggio insieme al suo amico orsacchiotto, questo orsacchiotto di peluche, e non sono stato io convocato e quindi facoltizzato a doppiare questo orsacchiotto, è stato un altro mio collega. Poi quando hanno saputo che si trattava della voce di Peter Griffin, necessariamente e immancabilmente hanno dovuto chiamare me. Ecco, non so se ce ne sono pentiti o meno, però non credo. Te l'ho chiesto questo perché ultimamente, negli ultimi tempi, le scelte di doppiaggio vengono supervisionate dal distributore, da qui infatti nasceva la mia domanda. Io credo che alla base ci sia, anch'io ho fatto delle riflessioni, io credo che alla base ci sia un lavoro a due, quindi una sintonia tra direttore del doppiaggio e supervisor, nella fattispecie in questo film è sponsorizzato dalla Universal Picture, no? Ecco, per cui avranno parlato e poi evidentemente avranno detto questo sacchiotto è, o meglio, Ted è diretto, come hai detto tu, è prodotto dal famoso Seth MacFarlane, famoso per i Griffin. Dice, ma possiamo non chiamare Mino Caprio? Faremmo un autogol. E così hanno chiamato me.
A proposito, Peter Griffin è un personaggio sicuramente amatissimo, perché ho visto anche su internet ci sono tantissimi attestati di stima nei tuoi confronti per questo lavoro. È vero, sì. Come hanno saputo che Ted sarebbe stato doppiato da me, e vi devo dire anche che ci sono stati molti interventi che vertevano su alcune prese di decisionali del tipo io vado a vederlo solo se, no, o meglio, adesso so che se lo doppi tu ci vado ancora più volentieri, oppure, non lo sapevo, ma se allora sei tu a doppiarlo ci vado. Ma questo non tanto perché se posso definirmi bravo o meno bravo, non per la mia bravura, ammesso che io se l'abbia, ma è che Peter Griffin è un veicolo grandioso. Mi sono accorto che appunto su Facebook, sui vari siti, eccetera, Peter Griffin è amatissimo, come tu hai detto, e io ho la fortuna di averlo doppiato. Sai, in questi casi non mi sento di dire che è per merito mio se il prodotto ha una sua validità, ha una grossa audience. Sono stato fortunato a doppiarlo dagli inizi della serie dei Family Guy, cioè dei Griffin in italiano, della famiglia Griffin. E io devo sempre ringraziare la direttrice, Loris Caccianoce, con la quale ovviamente abbiamo doppiato e doppieremo ancora in futuro, se Dio vorrà. Comunque ci sono però altri personaggi tuoi amatissimi, e fra questi vorrei citare, anche perché ho l'impressione che spesso, forse presi da Peter Griffin, spesso ci se ne dimentica, che sono il maggiordomo della Tata, Niles, Daniel Davis, l'attore si chiama Daniel Davis, e Kermit la rana dei Muppet. Tu come sei diventato la voce di questi due grandi personaggi? Fu, per quello che riguarda quella serie fortunata in America, ha avuto tanto successo, della Tata, Nanni, in originale, anche qui non posso non rievocare la grande direzione di Guido Leoni, un grande nome nel doppiaggio italiano, a parte che Guido poi è stato anche regista, autore, sceneggiatore, e che ha creduto in me. Purtroppo Guido non c'è più da qualche anno, ma io lo ricordo sempre con molta sensibilità e gratitudine. E devo dirti che all'inizio non ero molto convinto di questa accoppiata Nice con la mia voce. E invece lui ha insistito, ma no, guarda, credici, non è vero, ti sei convinto del contrario, ma guarda che ci stai benissimo. E in effetti aveva ragione lui, ma sai, è un uomo lungimirante, di grande esperienza. Io pensavo che fossi allora più giovane rispetto a quella che era la vocalità, e quindi non rispondente alla vocalità di Daniel Davis, che interpretava il maggiordomo, no? Niles. E invece, ecco, poi mi sono ricreduto, perché aveva, torno a ripetere, ragione, pienamente ragione, Guido Leoni. Riguardo Kermit, che tra l'altro tu hai ereditato da un grandissimo come Willy Moser. Sì, Willy Moser, secondo me lo trovava benissimo, una voce stupenda, particolare, unica. E poi è capitato che purtroppo è venuto a mancare, e credo che gli americani abbiano voluto poi comunque fare di nuovi provini dopo un po' di tempo. E prima non erano così fiscali gli americani nei provini, addirittura hanno degli apparecchi tali, sembrano degli elettrocardiogrammi veramente, con un laghetto che va su e giù a seconda della vocalità. Devono essere le voci italiane, comunque, come le voci inglesi, le voci tedesche, le voci europee in genere, qualsiasi tipo di voce che non sia americana deve essere simile a quella americana. È un loro stile, ormai un loro marchio questo, e che tra virgolette è anche un diktat, insomma. Io non sono sempre favorevolmente d'accordo con queste esigenze, comunque, vabbè. E sì, io ho cercato di imitarlo, perché grazie a Dio sono anche un imitatore, ho sempre coltivato questa mia dote imitatoria da piccolo, e quindi mi sono limitato a riprodurre il suono americano da americano in italiano, per cui Kermit
quando l'ho ascoltato la prima volta, che poi era Jim Henson, perché poi Jim Henson è venuto a mancare, è stato il figlio, Brian Henson. E Jim Henson, io, ecco, se volete un'altra confidenza che posso fare, io ancora continuo a doppiarlo come se fosse Jim Henson, nelle mie orecchie c'è la voce del papà, non del figlio, però sono comunque simili quelle del padre, quelle del figlio rispetto al padre. E appunto Jim Henson, mi ricordo, fu Francesco Vairano a occuparsi dei vari provini, poi lui in seguito diresse parecchi film dei Muppets, e fu lui a chiamarmi, e mi ricordo, insomma, questa voce, oh, hi, I'm Kermit, Kermit the Frog, ecco, e poi aveva questi versi, oh, un po' ingolati, e mi sono rifatto lui, l'ho imitato, e ricordo che il responso dall'America fu terrific, che io pensavo, oddio, quindi sono andato male, è terrificante, invece no, che voleva dire che era andato bene.